Noi come Ifis Leasing siamo attivi nel mondo dell'automotive con i vari brand da oltre 40 anni, quindi un mercato che conosciamo davvero molto bene e approfonditamente. Ma siamo anche stati e siamo tra i pionieri del finanziamento delle auto elettriche e siamo stati i primi per esempio a fare un accordo finanziario con Tesla in tempi non sospetti, quando Tesla non era certo la realtà di oggi, e in un 2018 quando l'auto elettrica era quasi considerata un po' un vezzo piuttosto che una reale esigenza. Noi ci crediamo fermamente perché crediamo a tutti i valori in ambito ESG, crediamo ai valori legati per esempio alla sostenibilità dell'ambiente, tanto che siamo stati tra l'altro il primo istituto di credito ad aver aderito a Net Zero Banking Alliance, che è un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e che va a valorizzare gli istituti di credito che finanziano i progetti, i prodotti a emissioni zero, con l'obiettivo di arrivare nel 2050 a finanziare solo progetti a zero carbon. Quindi noi siamo in prima fila nella sostenibilità, ci crediamo fermamente e vogliamo essere a fianco soprattutto del mondo dell'automotive che sta vivendo un grande cambiamento e una grande evoluzione proprio in virtù di questa evoluzione sul mondo dell'elettrico, quindi la sostenibilità che sta evidentemente impattando in termini di complessità e di incertezza, ma che rappresenta comunque un percorso che ormai è ineluttabile per la difesa dell'ambiente e per il quale noi vogliamo essere in prima fila a fianco di tutto il mondo dell'automotive, quindi di tutta la filiera, soprattutto italiana. C'è molta incertezza oggi, i nostri numeri ci dicono che siamo abbastanza allineati al mercato, laddove si parla di colonnine di ricarica e di cavi di ricarica c'è ancora un po' di sfiducia da parte della clientela, sia lato B2B, quindi mondo imprese, che lato privati. È un percorso che riteniamo possa essere e sarà un po' più articolato, un po' più complesso, un po' più lungo di quanto si credeva forse fino a qualche mese fa, ma siamo certi che ormai non si possa più tornare indietro. I numeri ci dicono che oggi, come dicevo, siamo intorno, come nostro immatricolato, intorno al 5% dell'immatricolato complessivo sull'elettrico, quindi siamo perfettamente allineati a quelli che sono i numeri che sono segnalati dal mercato, ma siamo anche convinti che con il tempo, la giusta attenzione, il pieno supporto potremo incrementare molto questi numeri e la relativa penetrazione sul mercato. Lo sharing negli ultimi anni ha avuto, diciamo, un po' fortune alterne, lo abbiamo visto, è un fattore culturale ma anche un fattore economico di supporto, richiede evidentemente investimenti, richiede infrastrutture, richiede anche un approccio culturale diverso da parte degli utenti. Noi riteniamo che possa essere una grande opportunità, bisogna trovare le soluzioni finanziarie corrette per agevolare il più possibile lo sharing, tenendo conto ovviamente che il grande successo dello sharing si potrà ovviamente ottenere soprattutto coinvolgendo il più possibile la clientela privata che fa dell'utilizzo dell'autovettura tutti i giorni una necessità, soprattutto per il tragitto casa-lavoro, e quindi saranno loro i veri protagonisti dello sharing ed è su di loro che dovremo ragionare e lavorare. Quindi si tratterà di focalizzare l'attenzione sul mondo dei finanziamenti, del noleggio a lungo termine auto, con soluzioni ad hoc che possono incentivare e stimolare quanto più possibile lo sharing. Ci stiamo ragionando, ci stiamo lavorando, non è una soluzione semplice, però ci vogliamo credere. Noi oggi, come dicevamo, su Modo Automotive siamo presenti da oltre 40 anni. La qualità del servizio, abbiamo la capacità e la disponibilità a rispondere a qualunque esigenza dei nostri clienti praticamente a tempo zero, con una struttura a servizio del cliente che risponde sia in modalità digitale che tramite call center. E soprattutto la grande trasparenza nella nostra offerta in termini di prezzo, di caratteristiche di prodotto. I numeri e il tempo ci danno ragione, ci hanno dato ragione e siamo convinti che ci daranno ragione anche in futuro. Tradizionalmente siamo focalizzati sul mondo delle imprese, soprattutto, quindi il mondo del B2B, e la nostra offerta in ambito leasing va in quella direzione. Crediamo che il futuro nel mondo automotive non ci sia molto da inventare, ci sia tanto però da ottimizzare, soprattutto sul noleggio a lungo termine a privati,
che è un ambito su cui noi siamo molto interessati a fare delle opportune valutazioni in futuro e cui oggi non ci siamo, ma riteniamo che sarà sicuramente una grossa opportunità per avere una frequente sostituzione delle autovetture in condizione ottimale e soprattutto adempiere un po' quelli che sono i dettami della sostenibilità, che per noi rimangono sempre elemento prioritario.